Tempo di presentazioni questa mattina nel loggiato dei Pellegrini per il nuovo logo della FC Bari 1908. Le parole del presidente Gianluca Papareste in un'esclusiva intervista rilasciata a Paolo Ruscito per Controradio Bari. Siamo con Gianluca Papareste, patron della Football Club Bari 1908, un logo marchio che avrà varie declinazioni guardando al futuro ma nel segno della tradizione. Sì, no, la tradizione fa parte del bagaglio culturale di questa città, ma fa parte della storia di questo Bari, 106 anni che non devono essere assolutamente dimenticati né rinnegati, devono essere frutto di sempre maggiore attenzione, quindi noi con questo logo abbiamo cercato di conservare quei valori che hanno contraddistinto la Football Club, il Bari, la squadra di calcio negli anni e anche la nostra città con San Nicola. Vari simboli anche che ricordano la città, San Nicola, il logo della città di Bari, insomma un mix vincente per vincere sul campo poi. Ma tutte queste cose sono belle, adesso sono legate a un periodo che di presentazioni, di eventi, poi chiaramente non devono offuscare quello che è poi l'obiettivo principale, il campo sia della prima squadra sia del settore giovanile, delle varie squadre giovanili e dei tifosi, quindi poi sarà importante basarsi, partendo da questi presupposti, costruire una squadra solida, una società solida che possa affrontare tante avventure. Ha detto che punta molto sul merchandising, a questo punto quando vedremo la maglia con a posto il nuovo logo del Bari? La maglia la vedrete con una maglia che abbiamo così della vecchia società con il nuovo logo, però con la declinazione solidale, già sabato in occasione della partita che, ripeto, mi auguro che possa richiamare tanti tifosi, perché è il prezzo simbolico di 2 euro, ma soprattutto è la volontà di festeggiare insieme la nascita della nuova società con le bandiere che hanno fatto la storia del calcio a Bari. Poi la nuova maglia con il nuovo logo sarà presentata nel corso del ritiro, credo durante il ritiro. Ecco, Presidente, un ultimo messaggio ai tifosi, perché molti dicono tutte queste iniziative danno il segno evidente di come si sia rotto con il passato, però noi dobbiamo anche pensare al futuro e al campo. Si parla di allenatore e direttore sportivo, i nodi sono già stati sciolti o quando verranno sciolti? Siamo nati ieri ufficialmente, quindi in queste ore, in questi giorni definiremo tutto, quindi penso che a breve, ripeto, avrete le notizie legate anche al discorso tecnico. Non l'abbiamo voluto fare anche perché non volevamo offuscare altre presentazioni, perché altrimenti si sarebbe parlato del tecnico, del direttore sportivo, di altro. Invece una cosa per volta, godiamoci questi momenti. Considerate anche tante cose che stiamo facendo, la possibilità per i tifosi di stampare a casa i biglietti e quindi di non fare code allo stadio o ai botteghini, credo che sia un'altra cosa importante, come tante tante altre cose che arriveranno. Qui c'è la chiesa ortodossa, luogo simbolo di San Nicola, insomma ogni strada sembra portare in Russia, non è casuale la scelta di questo luogo anche da quel punto di vista relativo all'asset societario, Presidente? Ma è chiaro che voi sapete che ci sono forti interessi da parte degli investitori stranieri e russi in particolare, quindi su questo noi ci stiamo lavorando, abbiamo continui contatti. Nel momento in cui entreranno vi garantisco che ci sarà un'altra presentazione, dobbiamo studiare un altro posto però simile a questo per presentare anche il loro ingresso quando ci sarà, mi auguro presto. Sgombrate le voci che volevano il galletto scomparso dal nuovo logo, una querelle che lo stesso Papareste ha tenuto a chiarire. Questo è il marchio ufficiale, poi ci sono le varie declinazioni e quindi il gallo sarà presente nel merchandising, infatti esiste la cresta, ha cambiato direzione perché vuole guardare verso avanti, siccome ho sentito parlare di grifoni, di sparito il galletto, Football Club Bari 1908 già dal nome non rinnega nulla del passato, facciamo tesoro delle esperienze positive e anche purtroppo di quelle negative. Tutto quello che ha a che fare con la storia del Bari in questi 106 anni deve essere memoria storica e comunque appartiene al bagaglio della Football Club Bari 1908 e di tutti i tifosi. Quindi